Lo aspettavate da tanto tempo, me l'avete richiesto in tantissimi ragazzi, davvero troppi di voi. Oggi ragazzi vi porto finalmente per la primissima volta sul mio canale Minecraft ragazzi, un gioco super storico che tutti quanti adorano e lo giocano da anni e me compresa ragazzi io ho giocato a Minecraft per diversi anni. Poi ovviamente crescendo diciamo che ho smesso di giocare su Minecraft perché mi sono concentrata più su altri titoli. Ma devo dire ragazzi che la mia passione per Minecraft è sempre rimasta lì, dentro di me. E allora mi sono detta, perché non portare Minecraft sul canale e vedere come possa effettivamente andare? E quindi oggi siamo qua per provare Minecraft insieme a voi. Quindi ragazzi oggi vi porto il primo episodio di Minecraft in survival, ma in hardcore. Ci tengo a specificarlo ragazzi perché sono in hardcore, perché a me piacciono le cose difficili e non semplici. E niente ragazzi, fondamentalmente in questo episodio inizieremo la nostra avventura cercando un posticino per fare una casetta e le prime miniere. Quindi ragazzi, godetevi questo video e se, molto importante ragazzi, se volete altri video di Minecraft, lasciate un bel mi piace perché è davvero molto importante ragazzi e commentate qui sotto al video. Più mi piace ci saranno, più io capirò che il video vi possa, che insomma vi sia piaciuto e quindi ne porterò altri episodi. Quindi ragazzi, godetevi questo fantastico video perché davvero ragazzi ci sarà da divertire. Buona visione. Che skin ho? Neanche mi ricordo. Giustamente! Allora, prima regola di questo Minecraft, challenge 0 morti. Zero morti, non morirò neanche una volta e questo episodio di Nardcore durerà almeno 125 giorni. Segnatevelo, oggi è il giorno 1 e questo mondo rimarrà così per 125 giorni. 1, 2, 5 ragazzi, ok? 125 giorni riuscirò a rimanere in vita. Ora andiamo a fare un po' di legna perché dobbiamo farci un'ascia, una spada e un piccone per andare a scavare dopo. Allora, facciamo queste cose così. Facciamo la cassa di lavoro. Sicchete. Facciamo i bastoncini, quelli che piacciono alle mamme degli Ethers. Scusatemi. Facciamo l'ascia, il piccone. Giusto, spada. E la pala per zappare la vigna. Perfetto. Allora, cosa fate voi ragazzi quando vedete una mamma di un hater? Voi dite ciao mamma, bel figlio che hai messo al mondo e poi funziona così. Semplicissimo ragazzi. Ez proprio. Vi do io i giusti Allora, insegnamenti. intanto andiamo a prendere un po' di pietra. Perché sinceramente rimanere con gli strumenti in legno non ha proprio senso. Ci mettiamo 3 ore a picconare e non ha senso. A voi ragazzi piace picconare? Non capite male cortesemente. È una domanda molto tranquilla, per favore. Maschietti, non capite male, grazie. E vabbè, subito. Questo si chiama bucio di. E non si può dire, ok? Questo si chiama fortuna immensa. Cioè, trovare un villaggio subito allo spawn è qualcosa di insano. Perché questo mi permette di fare un sacco di cose diverse. Questo è veramente fortuna. Oddio, questo sembra Gerry Scotti. Giusto, allora, qua ci sta il grano. Quindi in realtà non abbiamo neanche bisogno di fare nulla. Ma io come faccio a parlare con i villager? Io questa cosa non la so. Sono ignorante in questo tipo di materia. Lo dico sinceramente. Ho giocato per anni, ma. Ma no. Le torce le prendiamo che servono. Questo lo prendiamo che serve. Io sinceramente voglio stare sulla neve perché io amo la neve. Non ci posso fare nulla. Neve in real life e neve anche sui giochi. Ah, qua ci sta Bobo, ragazzi. Bobo Lops. Ciao Bobo, t'a posto? Scusa. Me ne vado. A domani! Dormi? No, ragazzi. Perché l'altra challenge che non vi ho detto è che siamo in hardcore e la sfida è quella di non dormire la notte. Farò anche questa sfida. Di notte non si dorme. Si aspetta il giorno, ragazzi. Questa è la sfida. Non si dorme. Avete capito bene? Non si dorme, ragazzi. Marti, se non dormi arrivano i phantom che ti bisciottano. Ok, scusate, challenge rimandata. Devo dormire per forza. Scusatemi, rimangio quello che dico. Rimangio quello che ho detto, anzi. Mi ero dimenticata dei phantom. I phantom, quando giocavo io, non esistevano nemmeno. Quindi non c'era questo problema. E io non lo sapevo. Quindi rimangio quello che ho detto. Scusatemi. Rettifico. Ancora un altro villaggio!
Vabbè, raga, ma che fortuna! Ma porca... A domani! Ci facciamo dei nuovi delle nuove armette. Ci facciamo il piccone in pietra. Ce ne facciamo un altro. Ci facciamo anche un'ascia. Una pala. E una spada. In teoria dovremmo essere a posto. Ok, abbiamo dormito. Perfetto. Easy. Mi ero dimenticata, ragazzi, dei... Me l'ho dimenticata dei Phantom. Ve l'ho detto, quando giocavo io ai Phantom non esistevano nemmeno. Quindi non avevo idea. Perché ho preso tutti questi letti? Perché giustamente ne spacchi uno, ne prendi un altro. Ne spacchi uno, ne prendi un altro. Giustamente. Ok. Andiamo via da qua. Allora, io voglio trovare un posto carino. Perché il villaggio sinceramente non mi interessa. Anche se potrebbe essere utile per magari... Per dopo. Però voglio stare sulla neve. Sto posto è figo. Tipo una casa qui in mezzo sarebbe bella, però nemmeno tanto. Cibo. Buttiamo i semi. Ok. Non voglio uccidere tutte perché potrebbero tornarmi utili per dopo. Metti caso devo fare una farm di animali, almeno ce l'ho tutti quanti qua vicino. Ed evito di andare in altri 40.000 bioma di distanza solamente per cercare gli animali. Quindi questi li lasciamo qua. Beh, lui lo uccido perché mi sta antipatico. A domani! Una casa albero? Ma... Vabbè, ragazzi, ma ho trovato solo villaggi! È il terzo villaggio che trovo in un episodio! Ma basta! Ma non ne posso più! Voglio farmi una mia casa da qualche parte! Basta, villaggi! Non li voglio più vedere! Vi prego! Vi prego! Un pochino... Vabbè, andiamoci. Che dobbiamo fare? Allora. Le mele. Non me ne faccio una delle mele. Le patate. Ma le mele si possono mangiare, per forza. Ah, questi, con questi posso parlare, però. Ah, no, ok. E giustamente. Ragazzi, io ho detto che non morirò mai. Quindi fidatevi di me. Io non posso morire. Se muori rido. Non posso morire. Mettetela, ragazzi. Fidatevi. Fidatevi di me. E giustamente. Ci stavo correndo tranquillamente. Vabbè, facciamo finta di niente. 125 giorni, ragazzi. Raga, ci mettiamo qua, che dita? Vi piace qua, raga? Non è figo? Secondo me qua è bello. Che dite? Ci sta? Abbiamo pure le mucche, abbiamo pure i polli. Abbiamo due tipi di alberi, abbiamo pure il fiumiciattolo, abbiamo pure la sabbia, abbiamo tutto. E secondo me c'è pure una miniera di là. Bene, ragazzi. Ci mettiamo qua. YOLO. Ora ci facciamo una mini casa. Mettiamo tutto l'essenziale. E poi siamo a posto così. Perché voglio fare le cose con calma. Voglio fare le cose tipo ogni tanto, ogni sera. Non voglio andare tipo... Non voglio rushare tutto quanto il server in hardcore. Sennò poi diventa noioso. Allora, io direi di fare la facciata della casa dal fiumiciattolo perché è più bella. O forse non ha senso. Forse avrebbe più senso fare... La facciata della casa verso di là. E di qua il balcone, giusto? Forse ha più senso come cosa. Credo. Immagino. Che fare una facciata con la porta verso il fiume non ha senso. Quindi facciamo la facciata per di qua. E giustamente! Facciamo tutto il perimetro. Lo so che non dovrei rompere il legno col piccone, però se c'ho quello, uso quello. L'ordini.
facciamolo fino a qua, così almeno è bella spaziosa e poi si ingrandisce le prossime volte. Quindi facciamo così. Sto facendo pure notte, quindi devo tipo sbrigarmi. E subito anche. Diamo qualche torcetta, se no mi spawnano i mob dentro la casa e potrei impazzire. La porta forse che me ne metterla di qua, forse. Forse no, meglio dietro. Non lo so. In realtà fare la porta davanti perché è molto più carina. Facciamo la porta, che me ne escono tre, in teoria sì. E giusto, eh. Dormiamo. Siate ragazzi, è una cosa momentanea. Poi negli altri episodi l'abbellisco la casetta. Però per il momento riesco a fare una cosa che può, diciamo, aiutarmi all'inizio. E poi dopo con calma faccio tutto quello che mi serve. Facciamo un po' di sabbietta. Fai pannelli. Sì, ma infatti faccio pannelli perché oltre ad essere più belli guadagni, diciamo, tipo il triplo del vetro. Quindi è molto più conveniente. No, no ragazzi, siamo in hardcore. Siamo in hardcore, non siamo in modalità survival. Siamo in hardcore, ragazzi. A noi facciano le cose solamente hardcore. Le cose survival... Nah. Anche perché devo dimostrarvi che il mondo potrà rimanere tranquillamente attivo per ben 125 giorni. Mettiamo 5 di qua. Così facciamo prima. 5 di qua. 5 di qua. 5 di qua. E 5 di qua. E mettiamo un po' di sabbia. Facciamo tipo 4 stack. Uno qua. Uno qua. Uno qui. Ops, ho sbagliato, non volevo. La prossima se la metto qua, così almeno è posto. E qua ci mettiamo il cibo, così almeno lo cuciniamo. Che poi in realtà si potrebbe fare anche il campfire. Il focherello, quello per terra. Però lo facciamo in un altro momento. Ora non ha senso farlo, francamente. Qua finito, 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 finito. Come si facevano i vetri? Ah, così. Ok. Potevo ora mettere magari anche la porta esterna, per esempio, tipo così. Andiamo. E così potrebbe avere un senso. Ah, potrebbe avere un senso così, ragazzi. C'è la porta esterna. Che dite? Ci può stare? Eh sì. Più caruccio, almeno. Credo. Gli slab mettili più bassi. Ah, dici così non c'è quel... quel dislivello per quello. Tipo così. Tic, tic, tic. Eh sì, potrebbe starci. Ora voglio fare però delle slab da mettere tipo qua sopra. Anche se queste qua le voglio fare tipo in pietra, però poi le faccio in un secondo momento. Ops. Era tipo di qua una miniera. Ma voglio fare giusto un po' di pietra per il pagamento e poi basta. Cioè non voglio andare in miniera adesso. Ci vado in un altro momento. Adesso voglio solo prendere un po' di pietra e basta. Mettiamo un po' di torce sparse che magari potrebbero aiutarmi a ritrovare il tragitto. Non si sa mai. Anche se dovrei salvarmi le coordinate da qualche parte. Anche se io quelle coordinate sono proprio un ignorante incredibile. La caverna è a destra. Ma non mi ricordo dove era, ragazzi. Sarà anche il caso che muori. Come ce la mettiamo? Non è molto. Dormiamo. Sì, con i livelli si possono fare gli incantesimi. Questo lo so. Del ferro. GG. Questo posso farci l'armatura. Ma dove quanto ferro? È una marea. Porca c***a. Raga, sento dell'acqua. Poggers. Possibile miniera? Con questa musica, poi. Sento ragni. No, raga, non ci posso credere. Ho trovato la vecchia cosa. Come si chiama? Non so il nome. Dove sono gli spawn dei ragni e le ferrovie.
La regà, abbiamo fatto una cosa, una casetta, cioè più che altro comoda. Non è nulla di bello, cioè di bellezza fa cagare, obiettivamente, è brutta. Però è comoda, almeno abbiamo tutto quanto. Abbiamo le fornace, abbiamo le blast furnace, abbiamo il letto. Abbiamo trovato la miniera con la mineshaft, che l'andremo a fare però la prossima volta in live. Quindi per averla fatta in 40 minuti, ragazzi, è pulito pulito. Quindi direi che la prossima volta vi porto l'episodio su... per quanto riguarda la miniera. Dobbiamo assolutamente andare in miniera, ragazzi. Cioè, il fatto che abbiamo trovato la mineshaft in così poco tempo, per puro caso, è allucinante questa cosa. Ci abbiamo trovato 3 villaggi e una mineshaft. Sta cosa è insana. Non penso che non sia mai successa, probabilmente. Non lo so. Comunque, tanto, tanto culo. Sì, lo so che con la ghiaia posso fare l'accendino. Con la flint posso fare l'accendino. Quindi niente, raga. Prossimo episodio ve lo porto la prossima volta. Per il momento vi siete goduti questo qua. Che in 40 minuti abbiamo fatto una roba super clean. Poi siamo pure in hardcore. Ah, la challenge, ragazzi, di 125 giorni. 125 giorni di hardcore. Shit, morirò al terzo giorno. L'ho detto. Vabbè. Non si può neanche salvare. Non posso dormire, quindi a posto. Pam! Easy.